Ma parlare di Settimana Santa a Trapani, parlare dei misteri. La Settimana Santa inizia con le due Madonne, sono due quadri molto belli del Seicento, istoriati con delle pregevoli corone d'argento, che vengono portate in processione il martedì e il mercoledì. Quest'anno addirittura si è rinnovato un rito molto antico. I ceti, che sono il ceto dei fruttivendoli e il ceto dei massari, si scambiano il cero. Questo scambio del cero, che negli ultimi anni non c'era stato per diatribe interne alle maestranze, quest'anno, dopo i buoni uffici sia da parte dell'autorità civile che di quella ecclesiastica, si è svolto questo rito. Quindi, con buona pace di quanti magari nelle maestranze non credevano a questa pace, la pace si è fatta. La città penso che sia soddisfatta di questo, perché è proprio in questi riti popolari che si vede nel ventre molle dei ceti, che si vede il pathos dei misteri. Questa sera qua dentro si vive un'atmosfera surreale, la sabbia per terra per evitare che la polvere salga e che impedisca a chi lavora sui gruppi di lavorare in mezzo alla polvere. Questa atmosfera che sa tanto di Rinascimento, un'officina proprio, gli argenti, lo stesso calore umano che emanano i gruppi, vedere i misteri che per un anno intero sono stati spogli, vederli con questi fiori, con questi addobbi, con questi argenti. Tutti gli argenti sono tutti marchiati e sono marchiati del marchio di Trapani, Drepanum Civitas Invictissima. Queste arti, queste cose che si tramandano di padre in figlio. Una cosa molto bella è rivedere i ceti che prima magari erano un po' disgregati, ora sono più coesi, forse perché questa città sta cambiando e forse sta cambiando anche la mentalità dei trapanesi. Prima non si faceva gruppo, ora si è capito che non facendo gruppo si perde. Ecco, forse si è abusato magari del termine di trapanesità, però la trapanesità è anche questo, è essere stanchi come lo sono io adesso e parlare dei misteri. Perché? Perché i misteri sono in fondo noi stessi, sono le generazioni successive alla nostra che hanno l'obbligo e il dovere di portarlo avanti. Questo gruppo per esempio non appartiene più alla mia famiglia, perché indubbiamente io non faccio l'ortolano, le mie figlie non lo fanno, però se lei dice alle mie figlie qual è il tuo gruppo, loro si identificano con questo gruppo. Perché? Perché mio padre lo era, mio nonno lo era, e le radici loro se lo portano dentro. Ma questo per tutti, perché andare a trovare le professioni, le arti, ormai non esiste più. E allora che cosa esiste? Esiste il credere a queste cose, a questi valori, a queste radici che fanno parte della nostra storia e della cosiddetta trapanesità. Io sono Antonio Culcasi, sono il figlio del capo console attuale da circa 50 anni a questa parte. Come diceva Vito Santoro, un mio collaboratore, console, noi chiamato console, fra noi si chiamavano tutti console, è una generazione che va da padre in figlio. L'abbiamo nel nostro DNA ed è difficile allontanarci da questa passione nei confronti di questa processione. Io ho un'attività commerciale, oggi chiusa, domani chiusa, pensi tu. E quindi siamo qua a fare dei sacrifici per il nostro Signore. C'è Nicola qua presente, che io spero che lui faccia la stessa cosa che me. È vero papà? Nicola stamattina è venuto a mio letto e ha detto: papà, devo andare a mettere la corona a Gesù. Guarda. E io questo desiderio l'ho fatto passare, che spero che io trasmetterei questa cosa a lui. Qua c'è il mistero più sex, penso che è quello, perché ci sono simboli sensuali. Questi simboli sensuali voi li potete prendere nel mistero dei fornai. Il simbolo sessuale perché? C'è un po' una leggenda che i portatori anticamente si portavano queste pare nelle forcine, no? E quindi dice, si ubriacavano e quindi si dondolavano, quindi la cosiddetta annacata, secondo questa leggenda, proviene, diciamo, dall'ubriacatura, il che non è vero niente. Invece è la metafora della vita, è la metafora dell'atto amoroso,
cui, da questo atto amoroso cosa nasce? La vita, e la Pasqua, e la resurrezione, e questa è, e questa processione altro non è che la vittoria, la resurrezione della regione, del popolo. L'evocazione della settimana santa sono un momento importante, ma per la città di Trapani in particolare costituiscono il momento principale dell'anno, perché attraverso le corporazioni che hanno in affidamento i singoli gruppi, tutta la città si ritrova in questa straordinaria manifestazione. Diciamo che è un po' la stratigrafia sociale della città che si riconosce in questa manifestazione, e quindi è il comprensibile e anche un po' di emulazione che si crea tra le varie corporazioni nel fare la processione più bella, nell'avere la banda musicale che suoni meglio. Tra l'altro sono straordinarie le musiche di questa processione, perché sono molte scritte proprio per questa occasione, da musicisti locali e anche da altri musicisti. Thank you.
Mistero è ciò che l'uomo non riesce a spiegare. Misteri erano dette già nel secolo XII le scene animate dell'Antico e Nuovo Testamento, quasi ad accrescerne la tensione mistica. Questi riti erano già conosciuti presso Genova, mutuati dalla Spagna grazie agli scambi commerciali. Qui, nella seconda metà del secolo XIII, la confraternita dei disciplinanti si riuniva per pregare in grandi case, dette casazze, prima di partecipare alle sacre rappresentazioni. I traffici tra la città ligure ed i porti isolani ne favorirono poi il diffondersi in Sicilia. Le rappresentazioni consistevano in una processione composta da bambini vestiti da angeli, monaci flagellanti e gruppi, detti paxos, dallo spagnolo pasos, montati su piattaforme lignee e personificati da esseri umani, che si trasformavano sovente in farse con evidenti eccessi ed ilarità. Per ovviare a tali inconvenienti, i vescovi siciliani, in particolare dopo il Concilio di Trento, operarono un'azione moralizzatrice sui riti, promulgando costituzioni e decreti con i quali avocare la censura preventiva delle sacre azioni teatrali. Si assiste così al progressivo rimpiazzo delle processioni animate con statue e al contempo alla sostituzione delle rappresentazioni dell'Antico Testamento con episodi della passione e morte del Cristo.
Alle origini dei sacri gruppi che ancora oggi sfilano in processione per le vie di Trapani è la storia di due associazioni religiose. La Confraternita di San Michele, attiva dal 1366, e la Confraternita del Preziosissimo Sangue di Cristo, qui istituita nel 1603 e già presente in Spagna dal 1450. La collaborazione tra le due confraternite è accertata sin dal 1592. È invece del 26 febbraio 1646 l'atto rogato della fusione. Nell'intento di comporre i conflitti, quotidie rixas pullulari, il pullulare giornaliero di risse e controversie, consistette pare il reale motivo dell'unione. Non è possibile datare con certezza l'anno d'inizio dei riti dei misteri. Di certo, l'ascesa al Calvario è il primo degli originari sei gruppi ad essere affidato, secondo un atto notarile del 6 aprile 1612, alle maestranze, nate nel XII secolo in qualità d'associazioni spontanee. Ogni singola categoria artigiana ottenne di condurre in processione il gruppo per il Venerdì Santo e con ciò gli oneri per i rifacimenti delle opere e le decorazioni in argento. A ciò si aggiunse il compito di riporre il mistere al termine del rito e di contribuire alla costruzione delle cappelle presso la chiesa di San Michele. Qui originariamente erano custoditi i misteri. In tempi più recenti, i danni bellici costrinsero a preferire la Chiesa delle Anime Sante del Purgatorio. La confraternita, che non perse mai il diritto di proprietà sui gruppi, si assicurò da parte delle maestranze una oblazione in denaro o in cera ed impose alle categorie della partecipazione alla processione di un numero minimo di componenti.
Il periodo che va dal primo decennio del secolo XVII, quando sfilarono i primi gruppi, sino al 1772, anno di costruzione degli ultimi, abbraccia 150 anni, nei quali le botteghe trapanesi consegnano alla città le 78 statue dei misteri, collocate su basi di legno dette vare e costruite nella tecnica del Carcher, che ricrea le caratteristiche anatomiche su uno scheletro ligneo esclusivamente con tela e colla. Le maestranze, approfittando della crisi economica attraversata dalla Compagnia del Sangue Preziosissimo e del Divino Michele Arcangelo, chiesero nel 1779 l'alto patronato del Senato trapanese, intendendo pertanto mettere la processione sotto l'autorità cittadina. Thank you.
Questo è il gruppo, si chiama Usignudica Lucincondo, cioè il signore che porta la croce sul Calvario. È, credo, molto probabilmente il gruppo più importante di tutta la processione dei misteri e rappresenta l'intero popolo. E non è legato, diciamo, ad un ceto particolare, ad una maestranza particolare come tutti gli altri, ma è proprio letteralmente rappresenta tutta la cittadinanza trapanese. Il metodo, diciamo, di entrata all'interno dell'associazione sotto la qualifica di console sia attraverso una sorta di cooptazione da parte dei consoli verso i devoti, quindi chi riteniamo essere più meritevole di poter rivestire la carica, che ovviamente è importante, persona molto attenta alle necessità del gruppo, ecco che viene cooptata con la qualità di console. I misteri è un momento di festa, ma non dovrebbe essere festa, ma per noi è qualcosa che portiamo, un segno di devozione, che un momento di fede che portiamo questi gruppi in spalla, li portiamo in processione, li curiamo tutto l'anno. È un momento che noi viviamo tutto l'anno per questo giorno, per il Venerdì Santo, è fine stare tutta notte fuori, è per noi un momento di passione, di eleganza, e quando noi sentiamo dire ma questa gente che è pazza, che è stanca, come fa tutta la notte a stare fuori? No, per noi è un momento di felicità, e quando entriamo piangiamo, perché è finito il momento più bello, è il nostro momento di fede. Tra i cambiamenti storicizzati per consuetudine si annovera in particolare l'appendice di due gruppi che nel tempo vennero impropriamente denominati misteri: i simulacri dell'Addolorata e del Cristo morto. Quest'ultimo già in possesso degli antichi confratelli di San Michele per i riti penitenziali e condotto per l'occasione in spalla dalla Compagnia del Preziosissimo Sangue e del Divino Michele Arcangelo. Il decadimento di alcune attività economiche, la sostituzione di vecchi ceti con altri nuovi, l'ordine d'uscita dei gruppi, la comparsa di bande musicali al posto degli antichi cantori, i massari retribuiti, le donne portatrici per voto, i nuovi percorsi fuori dalla secolarità e storicità del passato, costituiscono modifiche sostanziali che lasciano intendere come la processione del Venerdì Santo a cui oggi assistiamo sia la conseguenza di un lungo divenire storico della città e del suo tempo. La cosa più bella non è tanto gli argenti o gli ornamenti, gli orpelli, i fiori che anche sono belli. La cosa più bella dei misteri, a mio modo di vedere, è la cosiddetta fisiognomica. Questi sono i trapanesi del 600, cioè il Milanti, il Baldassare Pisciotta, cioè questi autori non è che se li inventavano questi volti, chiamavano qualcuno del popolo e gli facevano fare a chi Giuda, a chi San Pietro, a chi Anna, a chi il soldato romano. E siccome il popolo trapanese era un misto di ebrei, cristiani, musulmani, vedere questi mori non era un qualche cosa che non c'era, ma era un qualche cosa di vivo che c'era nel popolo trapanese. E se ci fate caso, qualche personaggio dei misteri lo vediamo anche adesso, perché il DNA di quei trapanesi del 600 si ritrova ancora oggi. Ci sono figure, ecco, se guardiamo quell'ebreo che tiene il Cristo in catene, Gesù dinanzi ad Anna, con il naso adunco e con il volto che sorride in senso di scherno, se voi ci fate caso, qualche trapanese che ha queste fattezze lo ritrovate, o qualche bella ragazza trapanese che ha le fattezze della Veronica, la vedete, questi occhi scuri, queste gote rosse, questi capelli, attaccatura dei capelli fatta in una certa maniera. Perché? Perché nel DNA si è tramandato attraverso i secoli. Quindi la cosa più bella, a mio parere, è la fisiognomica. Quindi nei misteri accade anche questo. Quando non sei a Trapani durante la Settimana Santa, anche se sei in capo al mondo, scappi, ti prendi il primo aereo per essere qua il giovedì sera, il venerdì e il sabato mattina.